Leggere è di per sé un gesto molto prezioso e farlo con i propri compagni e i propri maestri è una delle prime cose, esperienze forti che si può fare in questa scuola e altrove. La scrittura e quindi la lettura è una specie di gesto primario dove troviamo l'ambiente giusto per poi trovare un modo di stare al mondo. È una cosa come tante altre, per me è come lo yoga o come la corsa o come la cucina, è una pratica, è una tecnica, è un esercizio, è un'arte marziale che ci aiuta ad avere un equilibrio, ad avere un bilanciamento. Per cui tutto dove possiamo noi facciamo fare comunque scrittura perché è una cosa che ti raccoglie intorno a un gesto che è molto complesso, non complicato ma complesso. Ma è molto naturale, ti aiuta veramente a prendere le dimensioni del mondo. Fa bene alla salute proprio. Troppo non fa bene alla salute, perché è un gesto solitario, faticoso, eccetera. Troppo no. Ma a dosi, diciamo, regolate, come lo yoga, ti dà una specie di assetto. E la prima posizione yoga che noi abbiamo quando facciamo questo tipo di esercizio è veramente leggere. E quando è possibile leggere insieme, perché leggere è un gesto solitario, ma naturalmente esiste anche un modo di farlo insieme alla gente.